Salve a tutti. Nell'ultima partita abbiamo assistito alla terza vittoria di fila da parte dell'MSP, caratterizzata dai gol della coppia d'attacco Gugliormelli e Bertolini. E dal ritorno al gol del piccolo classe 2005 Nordi. Riuscirà la squadra a proseguire questa striscia di vittorie? Scopriamolo. Signori, ci siamo! Oggi non è domenica, ma bensì è sabato. Ebbene sì, oggi è sabato, oggi primissimo anticipo di questo campionato per noi. Quindi, giochiamo di sabato, non di domenica. Ragazzi, settimana bella, bella, intensa e molto particolare. Perché? Perché purtroppo, causa impegni lavorativi, signori, sono dovuto mancare 2 allenamenti su 3. Ragazzi, purtroppo è così. Sto avendo un periodo lavorativo molto, molto, molto intenso. Ci posso fare ben poco perché, ripeto, io ci tengo tantissimo a fare molto, molto bene con la squadra e soprattutto arrivare ai nostri obiettivi. Però, ragazzi, come ben sapete, come tutti i ragazzi comunque si giocano in questa categoria sanno, il lavoro è il lavoro. Quindi, ragazzi, oggi non so se partirò titolare, perché giustamente il mister, immagino, vorrà premiare i compagni che si sono allenati per la settimana. Oggi veniamo da 3 vittorie consecutive. Oggi potremmo allungare e fare 4 vittorie consecutive. Sarebbe veramente magnifico, perché inizieremmo a respirare e a uscire dal periodo, diciamo, nero in cui eravamo entrati in questo primissimo inizio di campionato, come avete potuto vedere. Detto questo, sto andando al campo. Oggi giochiamo contro un'avversaria tosta che ha meno punti di noi, ma non vuol dire assolutamente niente, perché in questo campionato molto molto tosto niente bisogna dare per scontato e sarà sicuramente una battaglia. Vincerà la squadra che saprà battagliare. Ricordatevi queste parole, perché sarà così e secondo me questa partita potrà andare in questo verso qua. Signori, spero veramente tanto di giocare. Vedremo che formazione opterà il mister e ci vediamo direttamente in campo per questa magnifica partita di sabato. E adesso andiamo direttamente al discorso del mister. Let's go! Allora, se si vuole continuare a fare quello che stiamo facendo nelle ultime domeniche, cioè il risultato, non bisogna partire da dove abbiamo finito domenica scorsa, perché quella ormai era una partita che era indirizzata per merito nostro, ovviamente, dove siamo stati bravi a portarlo su un canale, siamo riusciti quindi a fare una buona prestazione. Si riparte da capo, si riparte da 0-0, altri tipi di avversari, altra situazione dove dobbiamo cercare di essere bravi, come abbiamo fatto nell'ultima domenica, a portarti la partita dove vogliamo noi e non dove vogliono loro. Ci vuole pazienza innanzitutto, non foga. I primi minuti fondamentali non rischiamo mai un cazzo, ok? Poi di solito ci vuole determinazione, compattezza, corsa, gruppo e di conseguenza secondo me poi vengono fuori le altre cose che sono quelle tecniche e quelle tattiche. Senza le prime cose che ho detto prima, che partono tutto dal cervello, a mio avviso fai fatica con continuità a fare prestazione, la puoi fare una volta e poi la volta dopo è un testo croce. Un saluto da vostro Pippega per questa fondamentale sfida tra Sparta Casteldebole e MSP Calcio. Sfida valevole per il campionato di promozione MSP, che arriva appunto da 3 vittorie consecutive, quest'oggi alla ricerca della quarta. Partiamo subito con il calcio d'inizio, con braccia in mezzo alla telecamera, ma per noi non è assolutamente un problema. Seguiamo subito al secondo minuto il primo attacco da parte dello Sparta, il fallo
da parte di Bertan al limite dell'area, punizione assolutamente da posizione interessantissima. Parte il tiro, pallone sopra la traversa. E qui l'attaccante cerca di portarsi via il pallone. Peko GK cerca subito di intervenire e far capire che dentro la sua area comanda. Lui riparte all'ottavo minuto il Monte San Pietro. Riparte all'ottavo minuto l'MSP, lancio verso Dondi, l'uscita super interessante da parte del portiere spartano. Cerca, sbaglia il disimpegno la difesa dell'MSP, il pallone dentro, parte il tiro, pallone che si perde sul fondo con Peko Pechini, che guarda il pallone che termina appunto sul fondo. 18esimo, il lancio lungo da parte del numero 7 spartano, parte il cross da parte del numero 3, il terzino sul secondo palo per il numero 11, stoppa il pallone dentro per il numero 10, il tiro, pallone che scheggia la traversa e finisce sul fondo, occasionissima al 18esimo minuto e 37 secondi per gli spartani. Sparta Casteldebole che riparte in contropiede, norma del vantaggio per l'arbitro, numero 11 sull'out di sinistra dentro l'area, parte il cross, il pallone è recuperato da Peko GK, ancora Simone Pechini che trova nuovamente da dire con il numero 9. Un po' agitati gli animi, giustamente Peko fa sentire che il capo dell'area è lui. Ancora gli spartani in fase offensiva, parte il tiro da parte del numero 10, il pallone che si perde sul fondo alto di molto. Parte ancora gli spartani, il numero 10, fallo da parte di Inek, calcio di punizione sulla tre quarti. Con il mancino batte subito il numero 10, il pallone per il numero 8 che rientra sul mancino, il tiro! Simone Pechini! Grandissimo intervento del portiere dell'MSP che para! Qui il tifo, tutto per Peko GK, la grandissima parata di Simone Pechini, il mancino da fuori area, il tiro a giro, plastico ma efficace, il calcio d'angolo da parte dello Sparta, parte il cross, rinvio di pugni, forse un fallo, ma si continua a giocare, il numero 11 che salta di nuovo, parte il cross col mancino. Chiusura ancora plastica da parte della difesa dell'MSP che però il pallone è ancora dentro l'area di rigore, ancora il numero 11, parte il cross e ancora Simone Pechini, sicuro, MSP però ancora poco incisivo davanti. Ci prova adesso con Ignek, la spizzata di Bartolini, il pallone verso con gli Ormella, il pallone che non arriva, però parte il tiro ancora da parte dell'MSP però. Riparte in contropiede, riparte l'azione, 34 primi, 28 secondi, il pallone per le altre quarti, grandissima giocata dentro l'area, il tiro e ancora traversa per lo Sparta Casteldebole con Simone Pechini che non poteva farci nulla, il pallone finisce sul fondo. Calcio d'angolo, parte il cross, 38esimo, ancora Simone Pechini che rimette fuori, poi parte il tiro e ancora Simone Pechini, vero protagonista di questo primo tempo per l'MSP, non passa assolutamente niente. 39esimo, parte il cross ancora dentro l'area, al numero 10 la stoppa, cerca di ricrossare ma buona guardia da parte dell'esterno offensivo numero 11 dell'MSP. Moto perpetua Zanoni, lancio lungo con le mani, la rimessa che il pallone finisce sui piedi di Dondi, Dondi ancora, Bartolini ancora, Dondi prova il cross verso Gogliormella, buca Gogliormella, il tiro che finisce sul fondo da parte dell'esterno d'attacco dell'MSP, il numero 11. Calcio d'angolo, parte il cross, fiora Gogliormella e la palla finisce in rete! MSP in vantaggio, probabilmente con un tocco da parte del difensore. Sfiora Gogliormella, il pallone sbatte sull'anca del difensore spartano, il pallone che finisce sul fondo della rete, il portiere completamente controtempo. MSP in vantaggio 1-0 dopo un primo tempo in difesa, però non ci sta lo Sparta che ancora nel primo tempo cerca il tiro e ancora Simone Pechini para assolutamente tutto. Calcio d'angolo, 47esimo, parte il cross, la spizzata di testa e questa volta lo Sparta segna, non fa nulla Simone Pechini, il colpo di testa sul primo palo in anticipo, bellissima la girata di testa, veramente una rete di pregevole fattura che porta il risultato sull'1-1 e porta anche le squadre negli spogliatoi. 1-1 il primo tempo tra Sparta
Casteldebole e MSP. Finito il primo tempo, quanto siamo? 1-1. Ah, 1-1. Non sapevo neanche. Allora, questa squadra qua, come si chiama, Castel Bolognese, dovrebbe stare almeno 3-4-1. Ha preso due traverse, meritava di più il Castel Bolognese per ora. Però c'è da dire che Samuel in panchina. Detto questo, speriamo in bene e andiamo per il secondo tempo. Ripartiamo dunque con il secondo tempo tra Sparta e MSP. Il tiro senza velleità da parte dello Sparta Casteldebole. Pallone che finisce sul fondo. Adesso il pallone 1-2 tra Goyormel e Bartolini. Dentro l'area Bartolini non riesce a concludere. La difesa che chiude. Azione d'attacco per lo Sparta Casteldebole con il numero 7 che cerca di trovare il pertugio. Lo trova sull'auto di destra con la sovrapposizione del terzino. Parte il cross! La chiusura del numero 11 sul secondo palo. Il pallone che però finisce in bocca al portiere. Ancora calcio d'angolo per lo Sparta. Esce ancora una volta Simone Pecchini. Veramente super indaffarato quest'oggi. Attenzione, parte il tiro. Ancora Pecchini, ancora Pecchini. Le para tutte quest'oggi. Un tiro da 30 metri. La parata di Pecchini e sulla ribattuta ancora Simone Pecchini. Però lo Sparta continua ad attaccare, non c'è un attimo di sosta per il numero 11 che rientra sul destro, l'appoggio per il numero 4, parte il tiro, probabilmente deviato, il pallone che finisce sul fondo. Calcio d'angolo ancora per lo Sparta, Casteldebole. Attenzione, parte il cross sul secondo palo, esce Pecchini ancora! Il pallone molto insidioso, riparte Zannoni in contropiede, coast to coast di moto perpetua Zannoni. Moto perpetuo Zannoni arriva fino in fondo. Moto perpetuo Zannoni fino in fondo. L'apertura per il numero 8 è corta, peccato. Ancora azione d'attacco per lo Sparta. Parte il cross sul secondo palo da calcio d'angolo. Simone Pecchini. Chiusura ancora una volta, ma probabilmente c'è stato un fallo dentro l'area di rigore, fischia l'arbitro. Il pallone per il numero 11 dello Sparta. Parte il tiro a giro. Bellissima la conclusione del numero 11, veramente Sparta Casteldebole che sta giocando una partita divina. E nonostante tutto entra con il numero 16 off Samuel, esce Dondi. Quindi Samuel che si piazza in mezzo al campo, probabilmente con un cambio di alcuni giocatori. Parte il cross sul secondo palo, ancora moto perpetua Zannoni che recupera il pallone. Però il pallone rimane dentro l'area, il tiro sopra la traversa da parte dello Sparta. Il lancio lungo ancora, la sovrapposizione del terzino dello Sparta Casteldebole. Parte cross sul secondo, spinge nettamente l'attaccante numero 9. La parata comunque da parte di Simone Pecchini. Calcio di punizione sulla tre quarti per l'MSP. Parte il cross verso Samuel, il pallone che non arriva al nostro Samuel Afrio. E poi riparte un altro cross, ancora Samuel di testa, la spizza al numero 7 Inek, che prova una conclusione degna di un bellissimo drop. Rimessa laterale per lo Sparta. Il pallone, il palleggio per il numero 10. Parte il cross, il numero 9 la buca, il numero 17 dentro l'area, il tiro! E questa volta il pallone finisce in rete. Non può nulla, ancora una volta Simone Pecchini. Sparta Casteldebole che passa in vantaggio con il tiro del numero 17. Mancano soltanto 2 minuti alla fine della partita. Questa è una doccia completamente gelata. Ci prova con la forza dell'ispirazione l'MSP. Il pallone per off Samuel, 91 primi, 18 secondi l'apertura. Attenzione numero 18, il subentrato, parte il cross, ma il pallone che finisce ampiamente sul fondo. 92 primi, 48 secondi, il pallone per ancora per il numero 18 che rimette il pallone in mezzo a cercare off Samuel. Il pallone che però arriva nelle braccia del portiere. E con quest'ultima azione l'arbitro sancisce la fine delle ostilità. Partita rocambolesca decisa da un gol. Brutta sconfitta per l'MSP di off Samuel. Ragazzi, brutta e amara sconfitta, abbastanza meritata per quello che si è visto in campo. C'è veramente poco da dire, perché purtroppo oggi Cava comunque sia un centrocampista importante da parte nostra. Purtroppo io, per quello che riguarda la partita, fin da subito abbastanza stabile. Poi dopo loro sono riusciti ad avere, diciamo, un po' più il dominio, il possesso del pallone e a creare più occasioni. E meritato, anche se nel loro momento migliore è arrivato il nostro gol. E
prima della fine del primo tempo è arrivato il loro pareggio. Pareggio che già aveva un po' un sapore strano, perché giustamente loro stavano giocando meglio di noi. Siamo rientrati in campo, è stata una partita abbastanza equilibrata, nel senso che alla fine abbiamo creato anche noi delle occasioni per fare gol, loro anche, e nei minuti finali in un rimpallo in aria ci hanno fatto 2-1, siamo meritato per quello che si è visto in campo, niente scuse, niente alibi, bisogna ripartire da qua. Testa alta, lavorare sodo, ci vediamo direttamente in un grandissimo prossimo episodio. Lasciate un like, lasciate un commento qua sotto come avete visto questa partita e ci vediamo al prossimo episodio. Bene ragazzi, let's go, forza MSP!